fantastico di questa mattina. Meraviglioso quest'oggi. Ha un sorriso eccezionale. Certamente. Porta allegria. Grazie, porta allegria. Grazie, porta allegria ed è qui per presentarci proprio la sagra che ci sarà, la fiera meglio, di Erba che ci svolge in questo fine settimana. Entra nel vivo proprio nel weekend, domani, sabato e domenica, che è quella di Sant'Antonio. Sant'Antonio, eccola qua. Sì. Perfetto, eccola qua. La fiera di Sant'Antonio, e questa è la locandina ufficiale, perfetto, così almeno la possiamo anche inquadrare e ovviamente facciamo vedere nel dettaglio che cosa ci sarà a Erba in questo weekend. Erba Superiore, lo ricordiamo per la precisione, la fiera di Sant'Antonio in questo weekend. Allora, Sindaco, buongiorno intanto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie dell'invito, come sempre. È un piacere, è un piacere averti qui, è una tradizione, giusto? Sì, sì, una tradizione, sì, è una bellissima tradizione, credo che... Siamo oltre alla centesima edizione di questa fiera tradizionale che si svolge nella parte alta di Erba insieme, diciamo, al Masigot, i due momenti della tradizione della nostra città. È vero, proprio così, esattamente. Sì, questa è molto sentita dai... Molto, molto, molto. Io che abito vicino, da piccola andavo sempre perché c'è il Luna Park. E poi ci sono chiaramente dei momenti invece di devozione. È cominciata la settimana scorsa, è con vero, esatto, la benedizione dei giochi dei bambini e dei trattori. Ecco, esatto, tra l'altro, a proposito della benedizione dei trattori, è una tradizione anche questa sentitissima, ce n'erano tantissimi. C'erano, credo, 140. Più di 100, più di 100, esatto, trattori, vero, vero. Moltissimi. Io devo ringraziare davvero gli organizzatori perché sono stati bravissimi, tanta gente a partecipare, tantissimi trattori. È un momento di festa e quest'anno per la prima volta c'è stata anche la benedizione dei giochi dei bambini, perché così come per gli adulti l'attività e il lavoro, per i bambini l'attività è il gioco, e quindi c'è stato anche la benedizione dei giochi con un grande successo, c'erano tantissimi bambini. Prosegue poi la fiera domani si entra, sì, poi nel vivo, vero, sì, Veronica? Sì, sì, domani sono visto le bancarelle, poi il famoso falò. C'è il falò anche il domani. Falò con, dove si brucia questo maialino di cartapesta. Di cartapesta, è rigorosamente, sì, 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 di cartapesta. Di cartapesta, no? E poi a seconda di come cade il maialino da questa pira, esatto, si stabilisce se l'anno è buono. Io non ho ancora capito da che parte deve cadere, però è come la Giubbiana, Veronica, giusto? Sì, praticamente, sì, 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 è così. Molto simile, esatto, molto simile. Sono quelle tradizioni, perché anche a Cantù è sentitissima, certo, la Giubbiana, e anche in questo caso a Erba è una cosa che, appunto, sì, da come brucia e come cade questo maialino, la gente dice sarà buono oppure cattivo. Però ci sono delle interpretazioni diverse, quindi io non sono in grado di dire esattamente da che parte debba cadere perché l'anno sia positivo. A proposito di Sant'Antonio, poi ricordiamo anche che a Como, per esempio, domani poi ci sarà la benedizione delle auto e degli animali a, sì, Sant'Agostino. Sì. Insomma, è una giornata. A Cantù, per esempio, domani inizia anche il Festival della Cazzuola, che è proprio con Santa. Insomma, è una giornata. Sì, 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 è un momento importante per quello che riguarda un po' la tradizione delle nostre città, dei nostri paesi. Esattamente, è proprio così. Allora, e poi si conclude, giusto, Sindaco? Domenica. Bancarelle, poi c'è la messa alla mattina alle 10, benedizione, e poi vabbè ancora il Luna Park, quindi... Perché poi è anche un momento assolutamente religioso, no? Sì, di grandissimo, sì, 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 aspetto. Diciamo che ci sono questi momenti religiosi, sabato sera c'è anche un vespero in latino. E poi ci sono invece, diciamo, dei momenti più ludici legati ai giochi, legati appunto alle bancarelle. Beh, insomma, è una bella tradizione popolare che viene comunque sentita. Come hai detto tu, in effetti, Sindaco, l'altro aspetto importante è il Masigot, che comunque, sì, si svolge in ottobre. A ottobre, esattamente, perfetto. Beh, questo è quindi l'inizio dell'anno sicuramente importante. Domani, come hai detto, a Erba Superiore. Erba Superiore alle 21 il falò. Ah, ecco, domani sera alle 21 c'è questo tradizionale falò del Purcell, esattamente, esatto, così lo si chiama proprio in dialetto. Vabbè, però, visto che sei qui e visto che ci hai mantenuto le promesse, e allora, visto che hai detto, domani si saprà se l'anno 2020 sarà un anno positivo o un anno negativo. Esatto. Dal punto di vista personale, l'anno 2020 è iniziato bene, no? Lo diciamo con simpatia perché sappiamo che tu hai anche... diciamo che dal punto di vista sportivo è iniziato bene.
Vabbè, fai vedere la maglietta, dai, ecco, vediamola, perché ecco, l'hai anche presa, pensa. L'ho presa apposta, si vede bene, ottimo. Sì, si vede assolutamente bene, quindi si capisce anche la tua fede, che è una fede calcistica, ovviamente. Rossonera. Rossonera, siamo contenti dell'arrivo di Ibrahimovic. Hai capito, molto bene. Abbiamo aspettato. No, io ho capito benissimo. Sì, sì. Ibrahimovic è un grande attaccante, nonostante abbia comunque 39 anni. Attenzione, 38, bisogna guardare basso. 38, compierà 39 a ottobre. Ah, sa anche quando compie gli anni. Che giorno compie gli anni? All'inizio, non so, due o tre. Ma com'è affascinante, a parte l'atleta che è fantastico, ma anche come uomo, è affascinante. Ma io credo che Ibra sia una persona estremamente carismatica. Abbiamo visto che con solamente poche settimane, due e mezzo in al Milan, ha cambiato comunque faccia. Sì, sì, lui è un macio vero, è un vero maschio. Vabbè, insomma, tra l'altro anche alcuni colleghi e anche pensa il prefetto di Como ha detto: beh, Veronica, non pensavo che fossi così tifosa, però effettivamente non c'è nulla di male. No, assolutamente, orgogliosamente milanista, va bene, perfetto. Oggi ovviamente abbiamo presentato anche la fiera di Sant'Antonio di Erba, eccola qua, allora lo rifacciamo vedere, ancora, questa è la locandina ufficiale, domani si entra nel vivo, forza Inter, dice Annalisa, bene, certo, ovviamente sì, ci sta, assolutamente sì, ma lei è sportiva, è un sindaco assolutamente sportivo, va bene qualsiasi cosa, va bene. No, Veronica, grazie davvero. Grazie a voi, davvero. Allora, ricordiamolo, domani, poi sabato e domenica, anche gli aspetti ovviamente religiosi, Erba Alta, la fiera di Sant'Antonio, che si è aperta proprio esattamente domenica scorsa con la benedizione dei trattori. In tanti mi hanno detto che ce ne hanno visti tantissimo, una sfilata tantissimo, esagerata. Perfetto. Tantissimo. Veronica, allora grazie, buon grazie a voi, buon buona weekend, giornata. Caro sindaco, grazie, arrivederci. Buongiorno, sindaco di